Da cosa è nata la tua passione per il teatro? È partita dalla lettura espressiva, dalla passione per i libri e poi dall'idea che dietro i libri, dentro i libri ci sono personaggi e tutte le loro storie, e quindi il teatro era il contenitore perfetto per raccontare storie. La mia passione per la musica è nata dagli ascolti che facevo da bambino, che in casa mia, io ho un fratello molto più vecchio di me, giravano queste cassette verdi da 90 Basf e io le mettevo dentro nel mangiacassette e insomma mi affascinava questa cosa. Devo dirti la verità, non saprei neanche cosa più nato prima di me, la mia passione o io, perché da quando mi ricordo ho sempre cantato, sentivo la musica, ballavo, cantavo, anzi mia mamma mi diceva che io ho iniziato a cantare prima di parlare, quindi ecco, non saprei chi è nato prima. Come ti approcci nella scrittura di testi teatrali originali? Quando scrivo parto quasi sempre da una storia, appunto da personaggi, e quindi mi piace raccontare, partire da una storia micro per raccontare un sentimento, un'emozione o qualcosa di macro. Io quando compongo, vabbè, chiaramente può dipendere da tante cose l'atto della composizione, però principalmente io compongo in testa, nel senso che penso, penso, macino, succede tutto nella testa. Poi quando comincio ad avere un'idea che mi sembra interessante, allora comincio a metterla giù, ma essenzialmente a volte compongo non con lo strumento in mano, mentre faccio altro. Tu hai mai composto qualcosa, mai scritto qualcosa di musica? Sì, ho tentato. Era una canzone dedicata a mia mamma. Ecco, e diciamo, motivo è stato proprio questo, per esprimere il sentimento. Ecco.